Con l'uscita al cinema di Kong Skull Island, forse non tutti voi sapranno che l'acclamato scimmione dovrà scontrarsi fra qualche anno con un'altrettanto acclamata creatura, ovvero Godzilla. La figura di Godzilla però non è nuova nel mondo del cinema, infatti soprattutto nel Sollevante sono usciti parecchi film in live action e alcuni usciti anche da noi in Occidente. Noi ci soffermeremo solo su questi ultimi, ovvero Godzilla del 1998 e il nuovo Godzilla del 2014. Questa non sarà una vera e propria descrizione del personaggio, come vi abbiamo abituato nei nostri precedenti video, ma più un confronto fra i due Godzilla usciti in Occidente. E adesso non mi resta che augurarvi buona visione. Iniziamo subito con la trama e la nascita del mostro nei due film. Il Godzilla del 1998 nasce in seguito agli esperimenti eseguiti dai francesi nella Polinesia francese con le bombe atomiche. Lì vivevano un gruppo di iguane, di cui la maggior parte di esse sono morte, e alcune si sono trasformate in giganteschi mostri, ma soltanto una di queste è sopravvissuta, ovvero Godzilla. Nel film del 2014 l'origine di Godzilla è del tutto diversa. Nel 1954, nell'Oceano Pacifico, all'epoca teatro di numerosi test nucleari da parte degli Stati Uniti d'America, viene avvistata e confermata quella che da millenni si riteneva una leggenda. Una gigantesca creatura anfibia risalente alla preistoria, di dimensioni mastodontiche, chiamata Gojira o Godzilla. Ben presto tutti gli sforzi del mondo per distruggere la creatura falliscono e le varie nazioni, consce dell'impossibilità di distruggere la creatura, danno vita alla Monarch, un'associazione col compito di monitorare Godzilla e tenere il mondo all'oscuro della sua esistenza, mentre quest'ultimo vaga nelle profondità del Pacifico. Le differenze però non si limitano soltanto all'origine della creatura, ma bensì al suo ruolo e al suo comportamento nella pellicola. Nel film del 1998 la creatura si comporta proprio come un'iguana. Una volta scelta l'isola di New York come suo nuovo nido, inizia a nutrirsi di pesce e a depositare uova. Viene attaccata dalle forze militari statunitensi ed è così costretta a difendersi. Le cose cominciano a peggiorare ancora di più quando il suo nido viene distrutto e lei, in preda alla rabbia, mette a ferro e fuoco la città. Nel Godzilla del 2014 invece la sua figura è molto diversa. Dapprima è considerata come un nemico e ovviamente cercano in tutti i modi di distruggerla. Poi con l'apparizione delle altre due creature il suo ruolo cambia e diventa l'unica speranza per l'umanità di sopravvivere. Le differenze sono anche a livello visivo, infatti il Godzilla del 1998 è più simile a un'iguana gigantesca, con delle spine sulle spalle veramente marcate, un mento veramente squadrato ed enorme e un corpo esile e agile. Il Godzilla del 2014 invece si basa molto su quello originale prodotto in Giappone. È alto più di 180 metri, è lungo 250, pesa all'incirca 70.000 tonnellate e ha una corporatura molto robusta e un corpo ricoperto da scaglie. Ha un mento un po' squadrato e delle scaglie presenti nella coda e nelle spalle enormi e vistose, che si illuminano di un blu acceso quando il mostro sta per lanciare il suo attacco tipico, ovvero il suo raggio al plasma o colpo atomico. Se devo dare un parere personale sulle due creature, come aspetto fisico, devo dire che io preferisco assolutamente il Godzilla 2014, che oltre a basarsi molto sull'originale è fatto veramente bene, soprattutto quando sta per sparare il suo raggio atomico, col fatto che le sue scaglie nelle spalle e nella coda si illuminano di un blu acceso. Invece il Godzilla del 1998 lo reputo soltanto un'iguana un po' troppo cresciuta e banale, tranne forse per quelle enormi spine che ha sulle spalle, che devo dire che mi hanno colpito molto, ma tutto lì. A livello di effetti speciali, poco da dire, entrambi i film sono fatti veramente bene. Si vede che sono ad alto budget. Anche il film del 1998 non scherza, con un Godzilla ben fatto e una città incredibilmente viva e soprattutto spettacolare quando viene distrutta. Lo stesso posso dire del film del 2014, soprattutto quando Godzilla combatte contro le due creature muto e quando spara il suo raggio atomico, che io non finirò mai di apprezzare. Devo dire la verità, io sono un fan di Godzilla e ho apprezzato entrambi i film, anche se quello del 2014 a mio avviso è una spanna sopra quello del 98, anche solo per il fatto di basarsi di più su quello giapponese.
il video è giunto al termine, quindi ragazzi, se il contenuto vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e magari scrivetemi un commento dove mi dite qual è il vostro Godzilla preferito. In più vi ricordo che abbiamo anche una pagina Facebook che trovate in descrizione, fateci un salto e magari lasciate anche lì un mi piace. E se non siete iscritti, iscrivetevi. Ora noi vi salutiamo e vi lasciamo al nostro prossimo video. Ciao e alla prossima!